Tao, che oggi non era nella possibilità di partecipare e però mi ha affidato il compito, l'onere di, anche di studiare tutta la quantità importante di proposte che arrivano oggi a questo momento di sintesi, che è un momento prezioso ed è un momento importante. La mattinata per me è stata particolarmente interessante perché poi è arricchita da alcuni spunti, non ultimo quello del Ministro, e però provo a tirare un attimo un paio di considerazioni più generali, anche unendo le cose che ho ascoltato questa mattina. La parte di PNRR che mi trovo come Dipartimento della Trasformazione a gestire ha un quid poi in salsa salute, ho notato, collegato alla salute, che vale 900 milioni d'euro di attività in corso sul fascicolo sanitario elettronico e le cose che stiamo realizzando in ambito telemedicina. È evidente che osserviamo quegli elementi del panottico che sono stati richiamati dal direttore Viola in apertura questa mattina, una grande quantità estremamente differente, estremamente difforme di soluzioni, di infrastrutture e una scarsezza francamente allarmante di informazioni e di dati messi a disposizione trasversalmente al centro. Quello che stiamo verificando in questo anno e passa di azione sul PNRR è però confortante, perché nell'ambito del fascicolo sanitario stiamo osservando come la costruzione bottom up di azioni mirate, stiamo lavorando in questo momento in particolare su tre regioni come regioni pilota, in Basilicata, in Campania e in Piemonte. E il dato è che, spiegando bene ai referenti sul territorio cosa stiamo cercando e come realizzarlo, anche con leve molto ridotte, senza grandi risorse, si portano dati importanti. Il dato della Campania, che era partita per la parte del pilota all'1% di dati nel fascicolo sanitario elettronico, adesso stiamo viaggiando a un più confortante 23-24%. Il dato della Basilicata è un triplicare la quantità di dati forniti al fascicolo, anche perché mi sembra abbastanza evidente poter dire che senza dati ha poco l'intelligenza artificiale a ragionare. Quindi, se non mettiamo a disposizione, chiaramente in una logica che abbia un concetto di privacy first, perché la privacy ovviamente è assolutamente da preservare, è però evidente, e qui mi viene utile anche un altro elemento, questi due anni di pandemia hanno insegnato la necessità di superare certi steccati, certi vincoli, certe difficoltà nel mettere a disposizione l'informazione. Abbiamo per tanti versi tirato a indovinare al centro. Il fatto di avere adesso costruito delle architetture, delle strategie orientate alla condivisione dei dati, abbiamo fatto sì di necessità virtù, ma poi l'insegnamento di questi anni è che questo è un new normal, come poi diceva invece il direttore Gallina, qualcosa che non possiamo considerare che possa tornare così com'era. Quindi, rispetto alle proposte, la logica del Digital Champion mi sembra molto interessante, che questo è un paese che deve vivere di emulazione virtuosa, nella quale quello che succede in una buona ASL deve essere messo a sistema e a condivisione di tutti gli altri territori. Non stiamo parlando per tanti versi di scienza missilistica, stiamo parlando di un cambio di attitudine e di atteggiamento. È chiaro che la prima versione del fascicolo sanitario era più orientata alla logica amministrativa della metadatazione, cioè avere dati per controllare e orientare la spesa. Qui invece dobbiamo avere un approccio diverso. Il cittadino ha il sacrosanto diritto di cambiare regione o di cambiare medico e vedere i propri dati trasferiti in modo, non dico magico, ma organico e ordinato, e la mancanza di queste informazioni è un difetto di civiltà. Chiedere al cittadino portati i tuoi dati da una regione all'altra, da una casa di cura all'altra, non è un elemento di civiltà, e lì non è da invocare la privacy, lì è da invocare una intenzione di tenere il dato che non ha nulla di normale o di civile. Quindi, da questo punto di vista, il fascicolo sanitario elettronico 2, quello su cui stiamo lavorando adesso, non introduce tanto e soltanto un cambio di standard tecnologico, ma costruisce un cambio di paradigma, e quindi ecco qui che i champion sono un'ottima idea, così come
È un'ottima idea, saltando all'altro lato delle questioni delle quali, ahimè, mi sto occupando in questo periodo, il tema della telemedicina, su cui stiamo lavorando in modo importante con Agenas per costruire una visione per quanto possibile coerente e uniforme di approccio alla telemedicina nei vari ambiti del paese, il che non vuol dire evidentemente mortificare l'iniziativa del privato o la possibilità di costruire delle viste regionali, ma vale nella logica di offrire a quel paziente, che alla fine dovrebbe essere il centro del nostro ragionamento in ambito sanitario, perché poi è chiaro che la visita amministrativa è un processo trasformazionale che prende un paziente malato e lo trasforma, si spera, in un paziente sano. Però invece la logica della centralità del paziente, della possibilità di accedere a questi dati in ambito di telemedicina, porta anche qui al bisogno di costruire una esperienza utente prima di, per certo dignitosa, ma se possibile bella, utile, valida. Ecco che il tema dell'esperienza utente è la seconda suggestione che mi è sembrata molto importante. Dobbiamo immaginare di avere a che fare con cittadini che già sono in una condizione mentale di disagio. Accedere a strumenti complicati, ineffabili, disomogenei, disintegrati, anche qui è una mancanza di civiltà. Allora, ottimo, molto interessante quello che ho visto e quello che ho ascoltato, quindi ringrazio il Ministro di avermi sparato qui ad ascoltare e in questo weekend, in questi giorni a leggere. Dal nostro punto di vista mi sembra molto utile e molto interessante procedere. Richiamo con forza questo problema di rivoluzione di senso. La seconda R del PNRR richiama un concetto di resilienza, che è quello di immaginare un assetto di paese che è un assetto differente da quello che abbiamo vissuto fino ad ora. La differenza la fanno le persone, la differenza lo fanno lo scambio di informazioni e di cultura, la differenza lo fa passare da una logica di pubblico costruito attorno a silos e a dati non interoperabili, a una logica nella quale il cittadino sia sovrano prima di tutto delle proprie informazioni, senza le quali andiamo a costruire un mondo decisamente non migliore, considerando peraltro che la messa a disposizione di dati costruisce anche un futuro più sostenibile, perché l'informazione è risorsa che non si consuma, anzi sulla base della quale costruire delle opportunità. Quindi, concludendo, grande interesse per queste iniziative, monitoriamole e vediamole assieme, costruiamo assieme quel meccanismo di emulazione che faccia sì che i fascicoli siano pieni, siano interoperabili, i cittadini abbiano un modo semplice per accedere a quei temi di telemedicina, televisita, telemonitoraggio, che abilitano una aspettativa di vita più dignitosa e più logica, specie in un paese così soggetto all'invecchiamento come quello nel quale siamo. Questo cambio di passo è stato, mi sembra, marcato con grande forza in questo lavoro di oggi. Credo che abbiamo tutta l'intenzione di mantenere questa inerzia positiva, questa necessità, direi esistenziale, del paese di cambiare passo anche per i mesi e per gli anni a venire. Grazie.